Allora, mister, la squadra ospite ci ha fatto un'ottima impressione. D'altronde i nomi che poteva schierare, insomma, erano una carta d'identità abbastanza chiara. Però si poteva fare una partita un po' più offensiva? O era praticamente No, impossibile? praticamente no, perché noi è chiaro che in casa dobbiamo cercare di vincere, che in questo momento fuori casa abbiamo fatto bene, però nella prima parte della stagione fuori casa abbiamo fatto malissimo, diciamo che un po' il nostro fortino è qui a casa, non l'abbiamo fatto, però poi bisogna vedere anche con chi giochi, contro chi giochi, perché questa squadra secondo me per calcio espresso, noi abbiamo visto anche le partite con il mio collaboratore Antonella Marte. Abbiamo visto anche le partite precedenti, questa squadra che gioca meglio, perché quando giochi sei Gioco in quarto, 11 però. quinto, sesto, non dico che giochi liberamente di testa, però loro non gli è chiesto di vincere il campionato, stanno facendo un ottimo campionato e le squadre che stanno in questa condizione mentale sono le squadre che giocano meglio. Allora è chiaro, andare ad affrontare, per come partiamo noi, veniamo da sabato, dalla disfatta di sabato, per cui anche un po' di timore, giochi contro un'altra grande squadra. Hai paura di perdere il terreno, allora stai un po' lì, però i ragazzi veramente hanno dato tutto contro un'ottima squadra, perché poi se vediamo i giocatori loro e come giocano, secondo me è un punto importantissimo, perché ho rivisto l'atteggiamento quello giusto, ho rivisto la sofferenza quella giusta, è chiaro che poi quando hai meno il pallone degli altri e corri sempre più dietro a loro, Consumi anche più poi è energia. chiaro che consumi molte più energie, già le consumi a livello mentale, perché tu sei ultimo e loro sono Quindi, praticamente tranquilli, possono giocare, è un obiettivo per loro importante ma non importantissimo, visto che ormai sono dentro i playoff, allora è chiaro che poi viene meno, hai paura, fai qualche passo indietro invece di farlo avanti e è chiaro che alla fine rischi anche di perdere, perché loro ci sono stati 10 minuti che hanno tirato 7-8 volte in maniera clamorosa. Noi abbiamo cercato di fargli mettere paura, ma in quel momento non eravamo lucidi, non riuscivamo ad uscire, perché noi sicuramente al di là della parte offensiva potevamo far meglio le uscite. Le uscite quando riconquistavamo palla e le ripartenze un po' potevano essere pesanti sulle meglio. gambe, loro facevano un pressing allucinante. Perché loro ci attaccano, infatti nelle uscite avevano preparato comunque un attaccante, uno dei due si dovesse abbassare, invece Claudio lo faceva molto bene, Thomas un po' di meno, però Thomas comunque voleva dire a tutti i difensori, per cui ho detto siamo arrivati stanchi e nei momenti difficili avevamo bisogno di una persona che ci tenesse più il pallone per farci uscire, là abbiamo sofferto, però ripeto. Giocando contro un'ottima squadra, facendo secondo me a livello di atteggiamento una buonissima partita. Però nel secondo tempo, come diceva lui, si è giocato praticamente quasi solo nella parte vostra. È stata l'inizio di Ricciardi che ha parato molto bene con Piotti, che sulla posizione doveva fare già le palle, va un po' verso il pallone. Però nel secondo tempo è stato anche se poi ha fatto le sostituzioni prima stavolta, e quindi il motivo poi per lo tirare. È stato quasi tutto un po' il secondo tempo, forse per questo calo, per questa mancanza di uscita, per questa differenza, per questa mancanza di ripartenze, che si è giocato quasi nella porta sola, dove loro hanno mancato la concretizzazione, che sbagliavano pure loro con passaggi. Quindi tutta questa bellezza non ho visto, perché Infatti, loro. come fai su? No, ma al Quella. di là della bellezza, non è una squadra che è bella perché gioca bene, la squadra secondo me è bella perché ci mette intensità, sa quello che deve fare, Sì, ti però viene a poteva pressare, prendere. ti viene a pressare dentro la tua metà campo e allora se tu sbagli le uscite, perché comunque da tiro in qualche momento sbagliato le uscite che per noi sono importantissime, un Per po' fare corticchia, se noi sbagliamo le uscite è difficile che poi riusciamo a venire fuori e costringere loro a fare 60 metri dietro. Noi siamo stati un po' pericolosi in due o tre volte in contropiede, perché quando abbiamo allargato un po' il campo con Selvaggio e Pollace, avendo loro una gamba importante, abbiamo cercato di dare un po' più ampiezza per fargli correre comunque dietro. Abbiamo fatto vedere i contropiedi che non siamo riusciti a finalizzare, però è chiaro che quando una squadra ti pressa così e c'hanno sempre il pallone loro, i difensori fanno fatica ad andare avanti perché hanno paura sempre dietro le spalle. Quindi è stata lì la partita. Allora, Dovevamo essere più bravi noi a fare delle scelte diverse in uscita. poi strana